mia stanza? Beh, non proprio la mia stanza, come potete vedere, ma sono in Lussemburgo a casa di mia sorella, come vi avevo detto, per badare al suo cane. Infatti, se sentite rumori strani, sono a casa sua. Lui è Maui. Ciao, non mi leccare la faccia. E quindi adesso sono qua per badare a lui, perché è piccolino, ha tipo 3 mesi, quindi loro lavorano tutto il giorno e non possono stare dietro a lui, tipo portarlo in giro, o comunque tornano comunque alle 4, quindi stanno un sacco via. Quindi adesso io, smettila di mordermi i pantaloni, porterò fuori il cane, farò cose, quindi questo è l'inizio di un vlog, penso che durerà in eterno, e non lo so, era giusto per fare qualcosa, perché adesso praticamente sono senza fare niente, non so se entro in questo mese riuscirò a pubblicare qualcos'altro, quindi vediamo cosa posso fare. Ora siamo in giro con Maui a fare una passeggiata sulla pista ciclabile e non c'è nessuno, anzi non c'è neanche troppo freddo, ci saranno circa 2 gradi. Oggi c'è molto meno freddo di ieri. Ogni tanto mi giro per controllare se il cane cammina, perché non si sa mai, ogni tanto si ferma, si siede, che non vuole camminare. Quindi, anzi, oggi ho solo sotto il maglioncino con la canottiera, quindi si sta abbastanza bene. Ho la cuffietta, gli altri giorni ero tipo a maglione in pile con la giacca e cose. Ora c'è anche poca gente, però si sta bene. Ok, adesso siamo a un piccolo parchetto che c'era più avanti della pista ciclabile, che è tipo là dietro, e adesso io sono sull'altalena, quindi se vi faccio venire il mal di mare, scusate. È uscito un po' il sole, dov'è? Là, da qualche parte, un po', perché oggi era comunque nuvoloso, ma anche gli altri giorni abbastanza nuvoloso. E il cane qua, che guarda le cose. Dov'è? Anzi, prima si è messo in mezzo all'altalena, infatti gli ho dato anche un calcio. E quindi niente, adesso speriamo di tornare a casa, perché venendo qua abbiamo incontrato mille persone e il cane si è dovuto fermare con tutti, e dico con tutti, quindi ci abbiamo messo un bel po' ad arrivare. Adesso vediamo, speriamo che il ritorno sia meno trafficato. Qua c'è un ponte, perché là sotto c'è il cimiciattolo. Ecco il ponte. Da qua si vede il fiume. Non so neanche come si chiami, magari un giorno mi informerò. Scusate le mie dita in mezzo alla camera. La cosa brutta di questo posto è che, essendo circondata da altri stati, la gente che mi ferma, perché ovviamente mi fermano perché devono coccolare il cane, mi devono chiedere quanti mesi ha, eccetera, è che non ho la minima idea, e a volte in che lingua me lo chiedano, perché o parlano francese, e ok, fino al francese ci arrivo perché l'ho studiato sia alle medie che alle superiori, quindi più o meno lo so. Solo che o me lo chiedono in francese, o me lo chiedono in tedesco, o me lo chiedono in lussemburghese, e io il tedesco non l'ho mai studiato, quindi non so mai quale delle lingue stiano usando. E infatti io rimango così, tipo spiazzata, e non so cosa mi stai chiedendo, cosa vuoi esattamente. Infatti ogni volta gli rispondo in inglese dicendo che no, non capisco cosa mi sta chiedendo. E quindi c'è gente che o mi risponde in francese oppure in inglese direttamente, perché a quanto pare parlano inglese qua. Ad esempio l'altro giorno si è fermata, cioè il cane si è fermato con una signora, e la signora dopo un po' mi ha risposto in italiano, perché ha notato che parlavo italiano, e mi ha risposto in italiano perché sicuramente era italiano. Figo. Siamo venuti nella foresta, bosco, a fare una passeggiata col cane, che ovviamente non vuole camminare, e c'è tipo freddissimo,
infatti tutto ghiacciato ancora, però dai, è bello, fa molto boschi, infatti io sto tipo rossissima, però è bellissimo. Oh. E adesso camminiamo sperando di non rimanere congelati, ma io non riesco manco a riprendere, però è una figata qua, la cosa, l'unica cosa bella finora del Lussemburgo. Oggi io e la bestiola qua dietro di me siamo andati a fare una passeggiata in una strada diversa. È sempre tutto molto verde. Tipo qua a fianco c'è la ferrovia, quindi ogni tanto passa il treno, spero non ora. E niente, continua a fare freddino, discretamente freddino. Oggi si sta bene, quindi buon per me, almeno non è tutto ghiacciato. E sto tentando di insegnare a Maui a camminare senza guinzaglio, infatti adesso è libero, però è abbastanza bravo, mi segue, quindi ubbidisce anche i comandi, quasi tipo quando passano le persone, se gli dico no, continua a camminare tranquillo, quindi il nostro addestramento sta dando dei buoni frutti. E tipo ho fatto il pugno ma non si è visto comunque, e niente, adesso vi faccio vedere cosa c'è dall'altra parte.